In collegamento Skype con il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. Presidente, buongiorno e grazie per questo collegamento. Buongiorno a lei, eccomi. Siamo allora in collegamento col governatore Lucano e ci fornisce innanzitutto, presidente, un quadro della situazione, poi entriamo nel dettaglio, dei vari provvedimenti e delle varie emergenze. Sì, guardi, allora il quadro è un quadro che ci deve, voglio dire, rassicurante, però sicuramente rispetto a tante altre parti del territorio ritengo che la situazione sia sotto controllo. È chiaro che noi ci stiamo muovendo in un sistema di emergenza e soprattutto di prevenzione, quindi stiamo pensando e stiamo in questi giorni lavorando per reperire sia strutture sia materiali che ci consentano di fronteggiare eventualmente qualcosa che non sappiamo potrà accadere e quando, però dobbiamo essere pronti a far fronte a esigenze nuove che di giorno in giorno purtroppo si verificano. Abbiamo intensificato anche la campionatura, nel senso di test che mi sembra siano arrivati sui 230-240 ad oggi. Abbiamo anche richiesto, io ogni giorno abbiamo la conferenza Stato-Regioni, continuo a chiedere il materiale che manca un po' ovunque, però stiamo facendo dei grandi sforzi anche noi per vedere se sul mercato libero è anche possibile trovare sia dispositivi individuali sia mascherine. Ho fatto anche fare dei sondaggi per i ventilatori e per le barelle che, quelle che isolano il malato per il trasporto, perché noi abbiamo ospedali disseminati sul nostro territorio e quindi anche il trasporto di positivi deve essere fatto con estrema cautela per evitare che il virus poi possa infettare sia gli operatori sia gli altri. Quindi diciamo c'è un gran fervore, abbiamo continuato sia crisi, la protezione civile e cerchiamo soprattutto di limitare anche tra di noi quelli che sono i contatti, pure noi stiamo facendo in videoconferenza, quindi questo ritengo sia fondamentale e l'appello che rivolgo è che rimangano a casa e soprattutto evitiamo di fare assembramenti, questa è la cosa fondamentale. L'unico modo per Presidente, c'è preoccupazione rispetto a una notizia che è arrivata pochi minuti fa. È morto nella notte il parroco Don Alessandro Brignone, 46enne, vittima a pochi passi dalla Basilicata a Caggiano, comune salernitano confinante con Vietri di Potenza. Le preoccupazioni dei comuni di Sant'Angelo le Fratte, Savoia di Lucania e Vietri che hanno chiuso gli accessi poderali in direzione della vicina Campania. Pensate di adottare provvedimenti più restrittivi, misure più urgenti? Ma guardi, adesso ogni caso è a sé stante. Io ho dovuto procedere alla chiusura di un comune come quello di Monterno, che si erano verificati già 6 casi e quindi la possibilità che potesse essere stato individuato un focolaio ha fatto sì che il comune venisse chiuso. Però bisogna essere molto cauti. Perché bisogna evitare soprattutto di diffondere panico. Vede, per esempio, io mi riferisco a quello che si è verificato negli ospedali. Nell'ospedale di Matera è risultata positiva un'infermiera. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo proceduto alla sanificazione del reparto della terapia intensiva, abbiamo fatto il test a tutte le persone che erano venute in contatto. Sono risultati tutti quanti negativi. La stessa cosa si è verificata a Villa d'Agri.
a seguito di una positività rilevata a un medico pneumologo che operava nell'ospedale, abbiamo trasferito i pazienti 25 in altri nosocomi del territorio per permettere la sanificazione. Poi sono stati fatti tamponi a tappeto a tutti gli operatori sanitari, sono risultati negativi, quindi la procedura e la vita continua come è sempre stata. Ecco, Presidente, sono assolutamente d'accordo con lei nel fatto di non generare panico e di non scatenare quella che in diverse occasioni si verifica come una vera e propria caccia alle streghe. Però c'è un dato che vorrei analizzare insieme a lei. Ci sono dei lucani che vivono e risiedono a Matera, a cui è stato fatto il tampone fuori regione, lì dove si è verificato il contagio. Gli ultimi riguardano tre cittadini di Matera, ma c'è anche una persona irsina in isolamento. Non ritiene che comunque questi dati sia necessario diffonderli alla comunità, non certo per fare, come abbiamo detto, caccia alle streghe, ma proprio per una maggiore consapevolezza e in virtù anche dei rapporti con le regioni vicine? Ritiene che è importante avere una comunicazione più efficiente da questo punto di vista? Certo, ma noi questo lo diremo pure, l'abbiamo pure detto nell'unità di crisi, tanto è vero che noi adesso a fronte di 31 positivi, in realtà come Lucani ne abbiamo 29, perché i tre, che fanno riferimento proprio ai tre, che sono stati, hanno preso il contatto, diciamo sono risultati positivi, ad Altamura, sono stati presi in carico dalla Basilicata e sono in questo momento in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni qui in Lucania. Voglio dire, ma noi questi dati sono dati che sono già sono stati evidenziati e soprattutto servono a tutelare tutti i cittadini, perché una notizia, no, una notizia, vuol dire una cosa che deve essere chiara per tutti: la positività significa cautela, positivi significa non essere colpiti da un male inguaribile, positivi significa aver contratto il virus, tantissime persone da positivi a seguito di un periodo di quarantena poi risultano guariti. Noi sicuramente ci avvieremo verso queste forme di guarigione, non hanno sintomatologia e quindi poi tornano alla vita normale. Vuol dire, essere positivo non significa essere pericoloso per la comunità. Bisogna essere isolati, bisogna rispettare i 14 giorni e dopodiché si ritorna a quella che era la situazione di prima. Presidente, un'altra osservazione da fare insieme. Abbiamo visto e diffuso anche sui nostri canali il messaggio dell'assessore Lucano alla Sanità Leone, che ha illustrato nel dettaglio come la Regione Basilicata si sta organizzando dal punto di vista ospedaliero con i posti letto, i ventilatori e tutti i macchinari necessari per gestire l'emergenza. Ma, lo ha detto lo stesso assessore, mancano gli anestesisti. Come si fronteggia questa situazione di emergenza? Guardi, ieri abbiamo fatto una riunione con il ministro Boccia e gli altri governatori. C'è una grande crisi in questo momento di anestesisti e rianimatori. Addirittura la regione Lombardia ha chiesto aiuto a tutte le altre regioni affinché questo possa avvenire da parte delle altre regioni a favore della Lombardia. Abbiamo rappresentato soprattutto le regioni del sud, che noi abbiamo proprio carenza di medici anche nel nostro territorio e questo sarà estremamente difficile. Sono stati fatti dei bandi, degli avvisi da parte della regione, abbiamo fatto di recente un avviso pure per infettivologi, a fronte di 5 posizioni hanno fatto domanda, 4 hanno risposto a questo appello. Continuiamo a farlo anche per la categoria degli anestesisti
e dei rianimatori, perché vede, il vero problema non è tanto quello del reperimento delle strutture sul territorio, che già sono state individuate e continueranno ad esserne individuate anche altre. Il vero problema è attrezzare queste strutture che sono state trovate. Attrezzare significa con letti, ma soprattutto attrezzare con medici, altrimenti la difficoltà, come ha giustamente detto lei, è proprio quella del personale umano, perché noi potremmo avere anche 1.000 strutture, 1.000 camere di rianimazione, però se non abbiamo poi medici, anestesisti, rianimatori per poter procedere ad operare in questi settori, è perfettamente inutile. Quindi quello che bisogna fare lo stiamo facendo. Continuiamo a fare questi bandi, stiamo cercando di reperire tutte le attrezzature, le strutture, speriamo io per metà della prossima settimana anche l'arrivo di mascherine, ci sono state anche delle donazioni di recente, credo da un operatore di Ravello che ha donato 5.000 mascherine all'ospedale San Carlo, molte sono in arrivo, molte dotazioni individuali. È chiaro che siamo in emergenza e in emergenza tutto è più difficile. Ecco, si potrebbe anche pensare, ma sicuramente già lo state facendo, per esempio, Presidente, alla ridistribuzione del personale sanitario dai reparti che adesso sono fermi in reparti che potrebbero essere in prima linea in caso di emergenza. Questa potrebbe essere anche una soluzione. Sì, certo, a questo noi pure stiamo pensando. È chiaro che, come giustamente ha detto lei, bisogna differenziare anche le peculiarità del personale, perché il personale anestesista e rianimatore ci serve per la fase ultima. Noi abbiamo bisogno di riorganizzare, è chiaro, tutta la parte del comparto sanitario, perché di volta in volta e di giorno in giorno bisogna seguire la situazione e quindi adeguarci al momento. Però, ripeto, noi stiamo seguendo questa con estrema attenzione. Io sono sempre in postazione, sono sempre con unità di crisi, con la task force, seguo costantemente, mattino, giorno, notte, tutta l'evoluzione, anche per dare quel senso di, pure di tranquillità al popolo lucano, perché il popolo lucano deve capire di essere guidato con attenzione, ma soprattutto deve mettere in atto tutto quello che viene detto, altrimenti noi con la conformazione del nostro territorio, con i paesi piccoli che insistono su questo territorio, rischiamo, se non vengono fatti questi controlli, non vengono adottate queste cautele, rischiamo di qualcosa di cui invece bisogna avere il controllo costante. Ecco, questo è. Presidente, in chiusura, ieri la Giunta Lucana ha fatto sapere che sono stati raccolti fino a ieri 46.000 euro per la campagna avviata dalla regione Scacco Matto al coronavirus. I lucani sono anche generosi, continua questa campagna, ci sono altre donazioni come quella dell'Arcidiocesi di Matera Irsina, anche dai sindaci, per esempio da quello di Corleto Perticaro, l'intervento anche alle donazioni da parte di grandi compagnie e grandi imprese. Come Total, vi state muovendo anche in questa direzione, visto quanto sta accadendo al nord? Sicuramente, questa è una gara alla solidarietà, dobbiamo tutti partecipare a questa gara perché siamo tutti protagonisti e vittime di ciò che avviene, quindi è importante che lo facciamo perché la solidarietà in questi momenti è fondamentale. È chiaro, io ho visto che anche molti lucani stanno contribuendo, ognuno per la propria parte, a queste donazioni e questo sicuramente aiuterà in questo momento difficile. Io mi sono fatto anche promotore di attivarmi in questo senso e spero che tutto questo possa essere a breve un ricordo, perché ora quello che dico è che l'emergenza è, siamo in piena emergenza e quindi dobbiamo
Guardare sì con ottimismo, però con estrema cautela, perché la cautela è l'unica arma che ci può consentire di combattere questa pandemia. Grazie al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, le auguro una buona giornata e spero che continui questo rapporto con i media, con TRM Network e direttamente con la cittadinanza per tutti gli aggiornamenti e anche le rassicurazioni e i provvedimenti qualora, insomma, si dovessero adottare nuove iniziative. Grazie Presidente. Grazie a lei per l'informazione che date e soprattutto che trasferite in modo corretto a tutti. Grazie.